Dal classico lancio del sacchetto al volo dal finestrino a chi in maniera furtiva e circospetta abbandona i rifiuti nei pressi dei contenitori degli indumenti o parcheggia la propria auto e si disfa dei rifiuti. Nessuno è sfuggito all'occhio delle telecamere e una volta identificati dalla Polizia Municipale di Barletta sono stati convocati e sanzionati, ben 41 casi dall'inizio del 2024. I principali strumenti per documentare l'abbandono di rifiuti sono le fototrappola e i sistemi di videosorveglianza in remoto messi a disposizione anche dalla Barsa. Oltre al controllo del territorio da parte della polizia locale, c'è stata anche la trasmissione di 3 notizie di reato alla procura di Trani, in relazione alla scoperta di luoghi in cui sono state scaricate significative quantità di rifiuti. È stata poi sottoposta a controllo un'azienda di Barletta relativamente alla regolarità delle immissioni in atmosfera di esalazioni derivanti dal processo di trasformazione di alcuni prodotti organici, con il contributo dell'ARPA Puglia, che ha verificato la complessa documentazione a corredo delle autorizzazioni in possesso dell'azienda. In caso di comportamenti contrari alla legge, le sanzioni amministrative pecuniarie sono molto salate e si può incorrere anche in denuncia penale, ha dichiarato il comandante della Polizia Municipale Savino Filannino. Se qualcuno continua a pensare, ha commentato inoltre il sindaco Cosimo Cannito, che la nostra battaglia contro l'abbandono illecito di rifiuti sia passata in secondo ordine, si sbaglia di grosso.